Io a maggio 2022 ignaro di quello che mi aspettava. Ho acquistato questa Suzuki Vitara presso un concessionario a Monza. Dopo pochi giorni ho iniziato ad avere i primi problemi al motore. Portandola dal meccanico si è visto che la guarnizione di testa era saltata. Un problema occulto del concessionario o non ha retto il lungo viaggio? Per mia fortuna ho trovato un ottimo meccanico che ci ha messo solo 2 mesi per effettuare il lavoro. Dopo questa lunga attesa sembrava finalmente poter tornare in strada, ma il problema persisteva. E lì in seguito si scopre una crepa nella testata. Sostituita la testata con una nuova, ho ritirato la macchina, ma purtroppo dopo solo un giorno ho udito un fortissimo rumore mentre correvo a folle velocità. Quel rumore non avrebbe portato a nulla di buono. Dopo i primi controlli si è scoperto una crepa nel monoblocco. Le mie paure erano fondate, il motore era da buttare. Ma per fortuna, navigando in internet, ho trovato un fornitore cinese. Avevano il motore che faceva il caso mio. Un motore nuovo con garanzia di 2 anni e 50.000 km di percorrenza. Il costo per avere il motore era altissimo, però comunque inferiore a tutti i motori che si trovavano in Italia come revisionati o comunque privi di garanzia. Ho effettuato il pagamento e dopo qualche giorno il mio motore era già dentro una cassa su un aereo. Il motore ha impiegato pochissimo per arrivare a casa mia dalla Cina. Purtroppo ci sono state alcune difficoltà. Il motore non era perfettamente compatibile. Il blocco aveva 1,5 cm di differenza per lato sul cambio e andava adattato. Con un po' di ore di lavoro il problema è stato risolto. Visto lo smontaggio del motore per installare quello nuovo, ho anche approfittato per dare una pulita al vano motore. E finalmente è dove dovrebbe stare, dentro la mia Vitara. È una Suzuki Vitara JLX del 1992 a passo lungo 5 porte. Monta il paracolpi anteriore originale di casa Suzuki. Non manca il portapacchi originale, può trovare davvero molti utilizzi. La carrozzeria è dotata di vari paracolpi in gomma, utili contro le sportellate degli altri mezzi. Fantastica l'antenna della radio richiudibile. Gli specchietti sono regolabili elettronicamente. Le forme di quest'auto sono veramente semplici e per il mio gusto la rendono perfetta. Una chicca che mi piace tantissimo è il bagagliaio apribile lateralmente. Rispetto alla versione a passo corto ha un baule di ben 500 litri e reclinando i sedili posteriori si arriva a 1000 litri di capacità. Il motore è un G16B, ovvero un 1.6 di cilindrata a 16 valvole con 100 cavalli. Questa è la prima versione con iniettori. Gli interni sono in ottime condizioni e ben conservati. I passeggeri dietro hanno posto anche con i sedili completamente arretrati. Il cambio è manuale a 5 marce. L'abitacolo non ha particolari comfort. E la mia versione non ha l'aria condizionata, che comunque non è mia abitudine usare. La posizione dello sterzo è regolabile,
Al lato del volante troviamo la regolazione degli specchietti e i tergicristalli, mentre dall'altro lato troviamo il fendinebbia e lo sbrinatore del lunotto posteriore. Nonostante l'età, ha la chiusura centralizzata e i finestrini sono completamente elettrici, anche per i passeggeri dietro. Non mancano le luci abitacolo, che hanno una particolare lente che permette di non abbagliare i passeggeri. Nonostante sia un mezzo di piccole dimensioni, l'abitacolo è molto spazioso. Grazie al selettore della trazione all'interno del veicolo si può scegliere lo stile di guida. Le tre scelte sono trazione posteriore, trazione 4x4 e trazione 4x4 con marce ridotte. Con delle buone gomme da fuoristrada quest'auto può andare veramente ovunque. Bella a tutti ragazzi! Ho scelto quest'auto perché mi permette di caricare tutta la mia attrezzatura per fare i video, metal detector, cane da pesca, tutto quanto. Volendo potrei caricarci un frigorifero, mi permette di raggiungere tranquillamente il posto in cui dovrò fare le riprese. Poi è una macchina di interesse che non perderà valore nel tempo, è comunque divertente grazie alla trazione regolabile e poi che stile! Siamo a maggio 2023 e finalmente la mia Vitara corre di nuovo libera.